Revelio. Benissimo. Non fa mai male rifornire l'inventario. Spero di rivederti. Addio per ora. Revelio! Revelio! Le vacanze l'anno scorso non male. Revelio. Thank you.
Revelio. Revelio! Incendio! Revelio. Revelio. Revelio.
Revelio! Incendio! Essere a un passo dalla morte, intendi? Coltivando di nuovo la cipolla pungente. Buongiorno, professoressa Allium. Che piacere rivederti, Lenora cara. Oh, ecco. Ne avrai bisogno per la lezione di oggi. Un regalino per tua zia. Ah, eccoti. Studenti, accogliete la nuova rosa del nostro giardino. Sarà bello crescere insieme. Quanto è emozionante essere di nuovo tutti quanti qui. L'anno a venire sarà pieno di magia e di stimoli, ma la cosa più importante che coltiveremo qui a Erbologia è la conoscenza. L'esperto di Erbologia attento teme la tentacola velenosa tanto quanto il bulbo balzellante. Benissimo, oggi faremo la conoscenza del mellifluo tubero noto con il nome di radice di mandragola. Accio! Vediamo se riusciamo a far stare un po' più comode le nostre amiche vegetali. Per prima cosa, copritevi le orecchie. Ora, ascoltate. Afferrate la mandragola dal ciuffo e tirate saldamente. La terra deve avvolgere la radice come una coperta, in modo che la mandragola stia bella comoda. Riparo! Mi dispiace molto. Temo che la tua fosse un po' troppo matura. D'accordo, tu puoi andare. Ottimo lavoro, ragazzi! Ora, proveremo a piantare il dittamo ai nostri banchi da giardinaggio. Revelio! Iniziare. Io devo scambiare due parole con il nuovo arrivo. Chissà se gli ippogrifi gradiscono la centinoia. Sì, professoressa? Prima di tutto, complimenti per il tuo lavoro con la mandragola. Quelle piante possono essere difficili da gestire. In realtà mi è piaciuto molto. Mi sono lasciato contagiare dal suo entusiasmo. Sei gentile a dire questo.
Il tuo talento per l'erbologia cresce rigoglioso quanto una mandragola nel terriccio fresco. Ora, come dicevo, procederemo col piantare il dittamo. Vediamo di trovarti dei semi. I semi li ho già, professoressa. Li ho presi a Hogsmeade. Hai visitato la rapa magica? Ottimo! Chi si prepara bene non può che fiorire. Ho fatto in modo che avessi il tuo banco da giardinaggio qui in aula. Non è stato facile, visto lo scarso preavviso. Ora pianta i semi, poi tornerai a raccoglierne i frutti più avanti. Pur con l'aiuto di suolo, luce e magia, hanno bisogno di tempo per crescere. Con cosa potrei bilanciare il mio bouquet di fiordalisi gialli? Mi scusi, professoressa, cos'è che devo fare con i semi di dittamo? Il tuo ruolo in questa alchimia floreale è semplice. Porta i semi al banco da giardinaggio, piantali e aspetta il momento giusto per il raccolto. Il dittamo ha proprietà ricostituenti e per questo è fondamentale nella pozione rigeneratrice, come il professor Sharp vi avrà sicuramente detto. Ben fatto! Una volta che sarà maturo, potrai usare il tuo dittamo nella pozione rigeneratrice. Ma di questo ti parlerà il professor Sharp. Allarghiamo un po' il discorso? Voglio presentarti un tipo di pianta diverso. Il cavolo carnivoro cinese. Scoprirai che certe piante risultano più utili fuori dal calderone che dentro. I cavoli diventano irascibili se non masticano qualcosa. Fortunatamente ho un manichino adibito a questo scopo. Daglielo da sgranocchiare, vuoi? Sì, professoressa. Sono nell'altra serra, all'estremità opposta del ponte pedonale che parte da questa stanza. Il tuo compagno di classe Pruett si è offerto di accompagnarti. Torna da me quando avrai finito. A proposito, bada alle dita, mordono piuttosto forte. Cosa dovrei fare ora? Vorrei che acquisissi un po' di esperienza pratica con i cavoli carnivori cinesi. Sono nella serra, oltre il ponte pedonale. Il signor Pruett ti darà una mano. Le punte non devono arricciarsi e scurirsi in quel modo. Il momento migliore per piantare un seme è l'anno scorso. Un altro buon momento è adesso. A proposito, ottimo lavoro in difesa contro le arti oscure. Come, scusa? Il tuo duello con Sebastian. Revelio! Lui è in gamba, o almeno crede di esserlo. Eppure lo hai fatto quasi letteralmente a pezzi. È stato bellissimo. Ah, beh, grazie. Avrei voluto dargli una bella lezione, ma la Hecate ha preferito fermarmi. Non ha impedito che quel teschio di drago ti schiacciasse? Tipico trucchetto da serpe verde è quello di far cadere un teschio di drago su qualcuno durante un duello. Noi di Grifondoro lottiamo con onore. Tu lo sai bene, certamente. Eccoci qui. Questa è la casa del cavolo carnivoro cinese. Revelio! Su, prendi. Ora, vedi quel manichino? Tiragli addosso i cavoli e loro faranno il resto. Qualsiasi cosa possano afferrare con quella cavolo di bocca. Mia madre ne ha piantati un po' nel giardino l'anno scorso per tenere lontani gli gnomi. Lei non ha dovuto degnomarlo, ma addio giunchiglie strombazzanti. Ah, che piccoli infami. Sono proprio le mie piante preferite, altro che bubo tuberi o bulbi balzellanti. Questi cavolacci sì che sanno come coprirti le spalle. Non che tu ne abbia bisogno, ma pensa se quello non fosse stato un manichino. Effettivamente potrebbero rivelarsi utili anche fuori dalla serra. Avere rinforzi non fa mai male, neanche se si tratta di cavoli. Là fuori c'è il caos, con i troll a Hogsmeade e tutto il resto. Anche un'umile crocifera potrebbe rivelarsi preziosa.
Ne troverai altre da erbe essenziali e funghi fatali. Piante del tipo che i tuoi genitori non vorrebbero mai in giardino. Insomma, hai capito. D'accordo, faremo meglio a tornare in classe. Fai con comodo. Ci rivediamo in classe. Dopo questo utile promemoria del perché bisogna sempre indossare i guanti di pelle di drago, la lezione è finita. Mi dispiace tanto, Clopton. Ho badato ai cavoli carnivori cinesi, professoressa. Piante incantevoli, non trovi? Spero non ti abbiano dato eccessivamente da fare, ma non vedo morsi né dita mancanti. Ebbene, perché sembri avere un bel pollice verde. Ah, non vedo l'ora di veder sbocciare le tue abilità erbologiche. Le piante magiche hanno così tanto da offrire. Voglio imparare a conoscerle meglio. Bene! L'erbologia è generosa. Prenditi cura del tuo giardino e lui si prenderà cura di te. Ah! Beh, direi che è tutto. Passa da me a fare due chiacchiere qualche volta. Mi piace tenermi aggiornata sui miei studenti. Per far crescere qualcosa dobbiamo innanzitutto comprenderla. E ciò vale tanto per le piante quanto per le amicizie. Gentilezza e premura sono potenti alleate sia nella serra che nella sala grande. Thank you.
Revelio! Revelio! Preferirei avere la A. Non dovrà però esserci degli Auror o qualcuno del Ministero a sorvegliare la scuola dopo l'incidente a Hogsmeade. E il professor Black non lo permetterebbe mai, altrimenti farebbe la figura dell'incompetente. Qual è, peraltro? Revelio! Lucan Brattleby deve essersela fatta quasi sotto quando ti ha visto vincere ogni singolo duello di bacchette incrociate.
Revelio! Pozioni è tra le materie più ardue e pericolose tra quelle insegnate in questa scuola. Come studenti del quinto anno, dovrete affrontare nuove sfide sia di disciplina che di intelletto. Inizieremo questo trimestre con la pozione rigeneratrice. Signor Takkar, può dirci perché questa specifica pozione potrebbe risultare utile? Sì, professor Sharp. La pozione rigeneratrice viene usata per disinfettare o guarire vari tipi di ferite. Può guarire alcune ferite, ma non tutte. Punti per Corvo Nero. Prima della fine della lezione odierna, ognuno di voi avrà creato una pozione rigeneratrice, da solo. Non si può mai sapere quando può servire. Vi prego di iniziare. Schiacciate gli ingredienti con movimenti decisi e uniformi. Prestate estrema attenzione nel maneggiare le polveri. Starnutire può essere disastroso. Vedo che molti di voi sanno ancora come mescolare. Non è una pozione semplice questa. Ben fatto. E date le tue recenti imprese a Hogsmeade, credo non sarebbe una cattiva idea esercitarsi a distillare la pozione difensiva Edurus. La professoressa Weasley ti ha mandato a prendere la ricetta da J. Pippin, vero? Sì, signore. Bene. Per il momento puoi trovare gli ingredienti necessari nel mio ufficio. Ma in futuro dovrai portare i tuoi come fanno i tuoi compagni. Alcuni puoi raccoglierli dalle piante che coltivi a lezione di erbologia e altri, più rari, puoi invece acquistarli. Infine ce ne sono alcuni più difficili da ottenere e richiederanno un po' più di intraprendenze. Vieni da me una volta terminata la preparazione, così vedremo se la tua è stata bravura o fortuna del principiante. Il professor Sharp deve aver appreso molte cose facendo l'Auror. Vorrei che ce ne parlasse. Mi ha colpito il fatto che tu sia riuscito a rispondere alla domanda di Sharp sulla pozione rigeneratrice. Ah, tu sei il nuovo studente. Ho sentito parlare molto di te. Grazie. Mi chiamo Amit. È un vero piacere. Non avevo mai visto nessuno preparare una pozione rigeneratrice perfetta al primo tentativo. Complimenti. Sono felice che il primo tentativo sia riuscito. Devi avere un talento naturale per le pozioni. Alcuni studenti fissano perplessi le ricette delle pozioni come se fossero scritte in goblinese. Una lingua affascinante, tra parentesi. È irrilevante, in realtà, ma l'ho imparata da autodidatta. Per Merlino, la conversazione è deleteria per il tempo libero. Devo restituire la soglia delle stelle prima della prossima lezione. A proposito di stelle, siamo compagni di classe ad astronomia. Ti piacerà? La professoressa Shah è severa, ma in gamba. Ci vediamo presto. Il professor Sharp. I miei genitori volevano tenermi a casa da scuola quest'anno, quando si è iniziato a parlare di una ribellione dei goblin. Ho sentito male o il professor Sharp ti ha dato il permesso di entrare nel suo ufficio? Sì, vuole che vada a prendere degli altri ingredienti per distillare un'altra pozione. Fantastico! Tu non lo sai, ma ti è appena stata offerta un'opportunità straordinaria! Ti ricordi di me, vero? Garrett Weasley. Ah, sì, ci siamo visti nella sala comune. Ascolta, persino un troll potrebbe distillare una pozione Edurus. Io sto lavorando su qualcosa di davvero spettacolare, invece. Mi manca soltanto un ultimo piccolissimo ingrediente per darle il tocco finale. Ed è qui che entro in gioco io, giusto? Come speravo, hai capito al volo. Mi serve solo una piuma di Fuper. Visto che sarai nell'ufficio di Sharp con il suo permesso, potresti procurarmela tu, già che ci sei.
Se mi assicuri che Sharp non se ne accorgerà, ti procurerò io la piuma di Fuper. Non succederà nulla. Le piume di Fuper non sono così preziose. Aspetta di vedere cosa sto distillando. Torna subito da me quando avrai la piuma. Ricordate? Revenio! Ben puliti i vostri tavoli alchemici. Ecco la piuma di Fuper che desideravi. Splendido, grazie. Ci vorrà un po' per distillarla. Dovresti tornare alla tua pozione, Edurus. Ti avviserò quando avrò finito. La mia pozione rigeneratrice è una schifezza. Vorrei poterla sostituire con una di quelle di J. Pippin. Esaurisci gli ingredienti, non agitare. Revelio! Io coltivo quasi tutto ciò di cui ho bisogno. La pozione non dovrebbe avere quel colore, signorina. Competenza e pozioni non si abbinano in alcun modo alla fretta. Siate pazienti e meticolosi. Ora aggiungiamo della malva e... Un attimo, non dovrebbe... Basta! Per lo stacco di drago! Che cosa è successo? Complimenti, Garrett! E ora che c'è, Weasley? Chiedo scusa. Questi sono altri punti sottratti a Grifondoro. Il signor Weasley non ha agito da solo. Chi è complice dovrà risponderne ugualmente. Ho distillato una pozione Edurus, come richiesto. Mi sorprende che tu ne abbia avuto il tempo. Mi sembravi impegnato a generare il caos con Weasley. Mi dispiace, professore. Volevo solo aiutare un amico. Prendersi le proprie responsabilità è un'azione che apprezzo molto. Immagino tu abbia preso la lezione. Per quanto riguarda l'operato di oggi al calderone, hai ottenuto dei buoni risultati. Ti confesso che ero scettico, vista la natura avanzata di questa materia e il fatto che sei qui da poco. Sono felice di aver soddisfatto le sue aspettative. Un evento raro. E faresti bene a ricordarti che non sei ancora un esperto di pozioni.
Oltre a capire bene come si combinano i vari ingredienti, devi acquisire anche una profonda conoscenza degli ingredienti stessi. Presta attenzione ad erbologia. Le piante che coltiverai in quelle lezioni ti serviranno per le pozioni di queste. Infine, trova un luogo sicuro dove esercitarti con la preparazione delle pozioni. Non puoi lasciare il calderone sul fuoco dove ti pare. È tutto. Abbiamo tutti vissuto sufficienti emozioni per oggi. La lezione è terminata. Lezione molto interessante. Grazie a te. Non era ciò che avevo in mente, ma è stata comunque fantastica. Apprezzo molto il tuo aiuto. Spero che Sharp non sia stato troppo spiacevole quando gli hai consegnato la pozione. L'ho sentito parlare di responsabilità. Il professor Sharp era seccato, ma ora è tutto risolto. Niente di grave. Meno male. Si sarà fatto una bella risata dopo che ce ne siamo andati. Sharp sembra scontroso, ma scommetto che, ai suoi tempi, qualche pozione l'ha fatta saltare in aria pure lui. Meglio andare. La prossima volta che parleremo, ti prometto meno esplosioni. Revelio! Revelio!
Revelio! Revelio! Revelio! Revelio! Davvero intrigante. Revelio! Revelio! Revelio!
Le vieni!